Bene, è ora di tornare a casa dalla mia famiglia. Se continuo a ripeterlo, forse accadrà. Oh! Dei pantaloni incustoditi! Ehi! No, non te la caverai così! Nessuno ride di Tad Bradford! La volete smettere? Bella caduta! Che succede? Niente, mattinata tranquilla. Ragazzi, questo è lo scherzo del secolo! Quando troverò quello stupido burlone col cappellino rosso, lo espellerò dalla scuola! Perquisizione armadietti, cominciando con quello di vediamo un po', Max Thunderman. Lo hai fatto tu, lo scherzo. Perché pensi questo? Perché adori gli scherzi. E io sono un idiota perché credevo che smettessi. Ok, un momento, ascolta. No, sono stanca di ascoltarti. Tanto non ne vale la pena. Oh, la tua fidanzata ti ha lasciato. Sarà molto bello non vedere più la tua faccia qui intorno. Lì non troverà mai quel berretto. Ma lo troverà nel mio zaino. Good cape! Qui non c'è niente. Ora controllo il tuo... Oh, tu! Wolfgang? Fai i bagagli, studente straniero, perché stai per essere rispedito in Germania! Aspetta, forse è meglio dirtelo nella tua lingua. Wolfgang! Cosa? È stato lui? Max, tieni, io... Scusa un secondo. Devo salvare il mio amico. Berete no mine! Ehi, ascolti! Chi le dice che non l'abbia trovato da qualche parte? Lui è a posto, guardi che faccia onesta. Lui ha la faccia strana. Ma ha il berretto e quindi è colpevole. Lo imbarcherò sul primo autobus per la Germania. Gesundheit! Sta attento a come parli, teppistello. Wolfgang... Questo è molto triste. Ci serve un altro batterista. Tanto non capisce cosa dico. Tranquillo. Non permetterò che tu sia rispedito in Germania per qualcosa che ho fatto... che è... successa. Tu hai un piano? Mi hai chiesto se ho un piano? No. Ma se vuoi puoi nasconderti nel mio covo. Se non ti trovano, non ti mandano via. Danke! Ok, sfogati finché puoi, ma nel mio covo niente abbracci.